mondiale di rugby union pronto a scattare nel fine settimana sarà nel segno anche di quella rugby a 13 che, dopo i contrasti storici nati dallo scisma del 1895, negli ultimi anni è diventato fonte di ampi prelievi sia dal punto di vista tecnico sia nel numero di giocatori che hanno cambiato codice. Uno degli atleti più attesi è infatti il centro degli All Blacks, Sonny Bill Williams, che dal rugby a 13 allo union ha portato non solo la sua fisicità ma soprattutto l'abilità di trovare sempre lo spazio nelle difese avversarie e di trovare l'offload anche nelle situazioni più impensate. Un po' il gioco dei tre quarti dell'Australia, freschi vincitori del Tri Nations, abituati per loro cultura sportiva a pescare il meglio delle abilità anche dagli altri codici di palla ovale, compreso il football australiano. L'Italia ha avuto il suo assaggio di competenze dal League con la purtroppo breve presenza di Craig Gowan nella mediana azzurra. L'ex stella dell'Australia di League aveva saputo sistemare la difesa e dato saggio della sua abilità nell'attaccare la linea del vantaggio. Parola di Nick Mallett, al di là di ogni polemica sulla gestione del caso dell'ex Bayonne, che ora tornerà a giocare proprio a 13 in Inghilterra. Intanto in Italia il movimento sta crescendo nel segno dell'assoluta non concorrenza con il rugby union, ma proponendosi anzi come alternativa nella stagione estiva e nei periodi in cui il rugby a 15 si ferma, come occasione per migliorare le proprie abilità e mantenere alto il livello di forma e di rendimento. Significativo in questo senso il progetto della Coppa Italia, che ha fatto tornare il rugby league anche nella stagione invernale, come non succedeva dal 1961, sfruttando l'arco del Sei Nazioni. Sulle 8 partecipanti il trofeo è andato agli Etruschi Perugia, mentre la finale del campionato italiano, giocata nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi di Roma, ha migliorato ancora il livello di gioco, incoronando campioni tricolore per il secondo anno consecutivo i Gladiators Roma. Proprio il club romano è un esempio di come Union e League possano andare a braccetto, e mutuando anche il nome degli Harlequins di Londra, gli unici a presentare squadre di entrambi i codici nei massimi campionati professionistici, ha preso la denominazione di Unione Sportiva Harlequini Gladiators, primo club in Italia a coniugare l'attività del 15 con quella del 13. Un passo in più in un progetto globale che prevede anche lo sviluppo delle formule ridotte per favorire il reclutamento e la costituzione di un torneo anche al femminile nel giro di un paio di stagioni.